La sala consiliare del comune di Nuoro ha ospitato il primo dei due laboratori del progetto pilota Lollove Comunità Sostenibile, che rientra nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile Sardegna 2030. Tra gli enti locali risultati beneficiari, il comune di Nuoro ha proposto il progetto Lollove Comunità Sostenibile, che riguarda la rigenerazione e lo sviluppo del borgo e che si esplica attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di due laboratori di coprogettazione, con l'obiettivo di tenere conto di competenze specifiche utili per costruire un progetto di qualità e nel contempo per porre le basi per creare sinergie con azioni future. Continuiamo a lavorare per Lollove, ha detto il sindaco Andrea Soddu. Il borgo rientra tra i luoghi sui quali stiamo investendo e sui quali puntiamo per garantire lo sviluppo turistico del territorio. Ripensare ad una riqualificazione di Lollove mediante interventi specifici non può prescindere da una strategia di progettazione partecipata e di sviluppo condiviso, ha aggiunto l'assessora con delega sull'Ollove, Valeria Romagna, dopo aver illustrato le cinque priorità per lo sviluppo del progetto: viabilità, affidamento a privati dei due edifici pubblici all'ingresso del borgo, marketing territoriale, offerta culturale e cooperativa di comunità. Nonché per sperimentare, ha aggiunto, un modello attivo di cittadinanza nel quale si mettono insieme le esigenze di tutte le parti chiamate in causa. Questo è ciò che abbiamo fatto con il primo laboratorio che rappresenta il punto di partenza dei lavori per il secondo. Soddisfatto anche l'assessore della programmazione e realizzazione di Agenda 2030, Filippo Spanu. È importante, ha detto, confrontarsi con diversi attori pubblici e per condividere gli obiettivi e le finalità dell'intervento in modo da acquisire eventuali suggerimenti e indirizzi e al contempo integrare tutte le dimensioni di sostenibilità nella realizzazione della proposta in un'ottica di coprogettazione partecipata.